Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto Gino Solito della Galleria Enea per averci ospitato, poi ringrazio Gianni per aver accettato il nostro invito. Questo è l'ottavo incontro di questa serie che abbiamo chiamato Fotografi sulla fotografia, che è una riflessione su che cos'è la fotografia oggi e cercare di capire qual è stato il percorso dei principali fotografi italiani che hanno un profondo legame con Napoli. Oggi è un giorno estremamente interessante per Gianni, perché praticamente 39 anni fa lui comincia la sua attività di fotogiornalista. Poi dopo ci racconterà tutte quante le avventure, però nel 1980 ha la sua esperienza, quindi è un anniversario, è qualcosa, diciamo, in cui si può cominciare a poter trarre un bilancio. Il suo lavoro è un lavoro di grande pregio, un lavoro che, diciamo, si divide in due parti, la prima di fotogiornalista per 20 anni, poi di fotografo di scena. Quello che proveremo a fare questa sera è provare a verificare se all'interno di questi due percorsi apparentemente separati c'è una continuità e se c'è un qualcosa che fa emergere dell'autore. Chiaramente io credo di sì, però quello che dobbiamo lasciar parlare sono tre foto. La prima domanda, diciamo, che faccio un pochino a tutti quanti gli autori è: come è nato il tuo interesse per la fotografia? Grazie Luca, grazie a tutti quanti voi e buonasera. Ma in realtà io, come appena detto, inizio a fotografare nell'80 e la mia, più che una scelta tecnica, è una scelta etica. Venivo da anni di cui studiavo, prima a scuola, poi all'università, economia e commercio, e venivo da soprattutto da tante manifestazioni, tanti cortei, tante lotta politica, e studio sempre. E appunto nell'80, a metà dell'anno 80, che io improvvisamente abbandono gli studi di economia e commercio e in realtà inizio a fotografare, a usare la macchina fotografica. Dico che è una scelta etica perché attraverso la macchina fotografica diventa la mia parola. Attraverso le immagini che vado a produrre, in realtà è come se io continuassi a descrivere e a raccontare le cose, le ingiustizie, le tante cose storte di questa nostra vita. E quindi esattamente come diceva Luca, a novembre dell'80 era appena entrato in un'agenzia stampa napoletana che all'epoca esisteva, che si chiamava Alfa Press, di un fotoreporter molto bravo, che era da Nocera Inferiore, era partito per Milano e ha partecipato alla storia del fotogiornalismo italiano in quegli anni. Poi ritorna a Napoli e apre questa agenzia e io ho la fortuna di entrare in questa agenzia da neofita, e in realtà dopo pochi giorni c'è la sciagura del 23 novembre, c'è il terremoto, e io da giovane fotografo mi trovo catapultato in Irpinia. Arriviamo lì ancora prima dei pompieri e con la mia macchina fotografica comincio a descrivere, a raccontare quello che vedevo. Il primo insegnamento di questa esperienza è che per me la fotografia è storia, è una storia. Io attraverso una fotografia devo raccontare una storia. Sempre, in un unico scatto, in un'unica immagine, deve essere autosufficiente, in grado di raccontare quello che sta avvenendo, che cosa sta succedendo, chi sono i protagonisti e perché avviene questa cosa. Deve essere in grado di parlare. Da fotogiornalista, per me l'immagine che sta sul giornale deve colpire il lettore, lo deve fare fermare, lo deve far riflettere, deve far sì che lui guardi la fotografia, si fermi e vada a cercare il testo di cui l'immagine ha corredo,
per leggere e capire che cosa sta succedendo. Quindi è una, la mia è una immagine, una fotografia al servizio della notizia, al, al servizio del racconto. Ovviamente, io vado avanti, con quel background che dicevo degli anni, del decennio precedente, le mie tematiche sono quelle sociali, quindi l'aggressione al territorio, la criminalità organizzata, il sociale, la, le manifestazioni, tutto quello che, come dicevo prima, sono le cose storte che a me non potevano andare bene. In realtà io da freelance, da fotografo che si sceglieva giorno per giorno gli argomenti da raccontare, io avevo la capacità e la possibilità di raccontare quello che a me andava di raccontare. Quindi vedevo che cose in quei momenti non per me era giusto raccontare e andavo a fare un servizio che poteva durare anche 2 o 3 giorni, anche perché i miei committenti in quel periodo erano comunque in gran parte i settimanali, quindi c'era una, in realtà lavoravo sull'approfondimento della notizia e non tanto sulla news immediata del quotidiano, ma proprio sul, sull'andare a approfondire la notizia. Quindi avevo il modo di andare a scavare una notizia che mi interessava per poterla raccontare con le mie immagini. E questa è stata la forza di quegli anni del fotogiornalismo, quella, la capacità di poter affacciarsi con il proprio lavoro e raccontare con le nostre fotografie questi aspetti. Poi vedremo che in realtà più avanti andiamo con gli anni, più questa possibilità di raccontare autonomamente queste storie si va restringendo, fino ad arrivare poi alla fine del secolo scorso, intorno alla, alla fine del Novecento, quindi 1999, 2000, all'inizio degli anni 2000, dove per me tanti dei giornali con cui lavoravo io, i settimanali, chiudono, proprio letteralmente chiudono, perché questi tipi di tematiche in realtà vanno scomparendo dai giornali, soprattutto dai rotocalchi delle riviste, e si preferisce raccontare attraverso volti, facce, faccine, pseudo-divi, pseudo-personaggi, la vita reale, che in qualche maniera da vita reale si trasforma in vita finta. Quindi qui comincia quel gioco che poi proveremo a verificare, in cui la cronaca diventa foto di scena e la foto di scena diventa cronaca, diciamo. Volevo chiederti una cosa, i tuoi riferimenti culturali quali sono stati? Io ricordo quella famosa foto del 1983 con Maurizio Valenzi, con Bassolino, e tu mi hai detto che quella foto, diciamo, ti sei ispirato al Terzo Stato di Pellizza da Polpeto, quindi... Poi ti racconto io un piccolo aneddoto, questa è una foto che è stata esposta di recente durante la mostra dedicata a Maurizio Valenzi, e Antonio Bassolino sette lì un buon quarto d'ora a guardare quella foto, diciamo, che era un suo ricordo personale estremamente vivo, diciamo. E anche per me, diciamo, una foto che racconta bene l'entusiasmo di quell'anno. Si riesce a vedere una classe dirigente che sentiva la forza e il coraggio di essere presenti alla città ed essere dentro la città. Allora, sono varie domande in una, nel senso che i miei riferimenti sono fondamentalmente da giovane, tutta l'arte, mi sono educato su libri di
di artisti del Rinascimento, di arte in generale, erano tutti libri che circolavano a casa mia, ma circolavano anche i settimanali illustrati, da Tempo Illustrato, che non esce più, non esiste più, all'Espresso e altri giornali. Per cui i miei riferimenti sono sia fotografici, ma anche dell'arte in genere. E ogni fotografo dovrebbe avere sempre questi riferimenti, e perché sono immagini, sono il nostro bagaglio. Ovviamente, a me, quando ho fatto questa fotografia, vado alla seconda parte della domanda, era un corteo immenso, erano 100.000 operai, ed ovviamente non ero l'unico fotografo che quella mattina stava là davanti, però fui l'unico fotografo che fece una scelta differente rispetto agli altri. Tutti gli altri montavano un 35, un 50, qualcuno un 28. Io decisi di usare un teleobiettivo. Ho passato mezz'ora, forse anche più, a gridare come un ossesso a tutti i fotografi di levarsi davanti. E tanto mi sono taciuto e appagato quando finalmente sono riuscito a liberarmi lo spazio avanti e a fare tre scatti col teleobiettivo. Ovviamente per me il riferimento era il quarto stato di Volpino. Però quella foto andava fatta col teleobiettivo. E qui arriviamo poi alle scelte di ogni fotografo, perché possono esserci tante persone con una macchina fotografica in un posto, ma ognuno poi decide di coniugarla, questa storia in una maniera differente. E la forza di questa immagine, secondo me, è il teleobiettivo, che rende tutto molto schiaccia e dà questa profondità degli altri operai. E racconta per entusiasmo di quegli anni. Racconta un momento, non più che l'entusiasmo, poi. Giornali difficili, però. No, ma soprattutto racconta una comunità che va avanti, no? Come il sogno dell'avvenire. No? E tra l'altro poi gran parte della prima fila sono diventati tutti vari assessori. La capacità di raccontare, e di riuscire a sintetizzare in un'unica immagine una storia. Sì, ma comunque, volendo rispondere alla tua domanda, è proprio quella di riuscire a raccontare in un'unica immagine tutto il complesso, tutta la storia che sta dentro alla notizia che stiamo raccontando. Questa qua, 17, ad esempio, purtroppo il delitto di un delitto di camorra a un bambino di 2 anni che viene ucciso a casa sua durante un agguato al padre. Ovviamente là c'è lo strazio della mamma, e penso che questa la racconta. Anche qui c'è bisogno di scegliere. In questo caso eravamo alla sanità, io salgo velocemente a un primo piano, mi metto in una posizione lì dall'alto e decido di fare, aspetto il funerale, invece di mettermi dentro al funerale, di aspettarlo da sotto, non avrei mai potuto riuscire a fotografare la mamma. Poi ho la fortuna che in quel momento la mamma si accascia su questa macchina e volge la parte del volto alla parte mia. E quindi questa immagine poi racconta questo strazio terribile di questa mamma. Quindi saper comprendere cosa accade. Devi capire cosa può accadere. Devi riuscire a prevedere cosa. Ma ci sono altre foto che è così. Ed aspettare un momento. C'è un'altra foto girata anni dopo al G8 di Genova, dove c'è stato tutto un gruppo durante il primo corteo, lì anche che era pacifico, non successe niente, dove c'è un gruppo di manifestanti, che era la rete Lilliput, che aveva tutte le mani.
anche lì io cioè, tu, li guardo, sento un elicottero, cioè, capisco che sta, intuisco, vedo dei tubi innocenti, salgo sui tubi innocenti, in quel momento passa l'elicottero della polizia, tutti quelli da Lilliput guardano l'elicottero e cominciano a salutare. E io ho scattato tutte le mani, guardavo una parte mia, così. Come dire, in qualche maniera devi vedere la foto prima, devi riuscire a anticipare quello che sta succedendo e devi capire anche cosa vuoi fotografare, devi sapere che cosa devi fotografare. A me in questo caso interessava il dolore della mano, in quell'altro caso interessava la festa, le mani bianche. Di volta in volta devi capire che cosa stai raccontando e riuscire a capire come arrivare a quello scopo. In questo la fotografia, come possiamo ben capire, non è mai oggettiva, ma è sempre soggettiva, perché ovviamente racconto quello che io penso di vedere, non quello che sta succedendo. Cioè in qualche maniera io racconto la mia versione dei fatti. È chiaro. Ma non l'ho vero, appunto in quegli anni in realtà io ho lavorato tanto, ho lavorato in massima libertà, ci sono tutta una serie di fotografie di Cutolo, dei blitz, tutte queste qua. In realtà queste foto, a Napoli fu istituita la prima squadra speciale per la cattura dei latitanti, erano 36 uomini e fu istituita a Napoli contro quello che era in quel momento il fenomeno della camorra del Vesuviano di Cutolo. E io ebbi la possibilità di mettermi a loro seguito, per cui per un paio di giorni sono stato appresso a loro, con la mia macchina che andavo appresso a queste macchine civetta di questi 36 pazzi. E ho fatto queste immagini che erano molto forti per l'epoca, poi erano... Non mica le ho pubblicate su un giornale politico, io le ho pubblicate su un settimanale che esiste ancora e che si chiama Oggi, che era un giornale generalista che magari in copertina spesso c'aveva la regina Elisabetta, però quel giornale, così come altri di quell'epoca, tipo Gente o la Domenica del Corriere, che non esiste più, parlavano di temi sociali, parlavano della realtà, cosa che oggi in questi stessi giornali non c'è più, non esiste più. Quindi in realtà, anche se io lavoravo per Oggi, che era una rivista patinata per la Rizzoli, ma io avevo la possibilità di far uscire le mie immagini di Camorra, di parlare di Camorra, di denunciare la Camorra, su giornali simili. Che non ci sono più questi spazi. E questo è successo sicuramente alla fine del secolo scorso, diciamo dal 94 in poi. Che non è solo la crisi dell'editoria. No, non è un problema di crisi editoria, è un problema di cambiamento di politica editoriale, è ben diverso. Cioè la realtà sociale in particolare esce da tutti questi giornali, non c'è più. Non se ne parla più, non esistono più queste tematiche, scompaiono. Ah, un'unica cosa ancora, quelle foto del blitz della squadra speciale, che si svolse in particolare, non ci sta, ma ce n'era una della piazza principale di San Sebastiano al Vesuvio, di notte, dove arrivò la squadra speciale e mise tutti quelli che erano lì, fuori ai bar, tutti contro un muro nella piazza a braccia alzate, tutti. Sembrava una scena di guerra. Ovviamente questa fu una pagina, una delle foto pubblicata a doppia pagina, era un servizio di 8 pagine su Oggi, 8. Il Consiglio Comunale San Sebastiano al Vesuvio fece una riunione
per protestare contro le immagini, contro il fotografo e contro le immagini che denigravano il paese. Invece di pensare di fare una riunione nel Consiglio Comunale contro la camorra, loro pensavano al fotografo. Posso andare avanti? Che è stato in realtà il mio, se lo vogliamo chiamare, uno scoop dell'epoca. In realtà io ero da un mese che andavo a Ottaviano e cercavo di fotografare Immacolata Iacone, che era la fidanzata ufficiale di Cutolo. Avevo fatto vari appostamenti, ero riuscito a vederla, ero quasi riuscito a fotografarla. Avevo fatto anche un paio di follie, nel senso che certo l'avevo inseguita, ma mi sono reso conto che non era il caso. Quindi, comunque, la conoscevo, sapevo visivamente che cos'era, chi era. E per cui c'è un giorno un processo in cui a Castel Capuano, dove arriva, c'era Cutolo, e quindi io, come tanti altri colleghi, vado per fotografare il processo. Ovviamente in cuor mio pensavo che potesse venire anche Immacolata. A un certo punto arrivo in ritardo, l'udienza era già iniziata, i colleghi erano già all'interno dell'aula, e io ero fuori con il mio collega Ciccio Iovone della stessa agenzia, e quando vedo spuntare in fondo al corridoio lunghissimo del tribunale Immacolata. In realtà io ero l'unico che la conoscevo, per cui faccio fino a Ciccio, eccola, sta arrivando Immacolata. E all'epoca c'era ancora il metal detector, con la gente che aveva la pistola per vedere se avevi armi addosso. Noi facciamo una bella foto mentre è stata tutta media al detector. Comunque è una storia, la fidanzata di Cutolo che viene perquisita. E Ciccio all'epoca disse no, ma lascia stare, la facciamo dentro che è meglio. Va bene. Non aveva realizzato il povero Ciccio che nel frattempo il maresciallo della sorveglianza dei carabinieri era entrato dentro e aveva avvisato tutti i colleghi che stava arrivando Immacolata Iacone. Per cui Immacolata entra nell'aula, io dietro, e immediatamente scomincia a scappare di flash, cose eccetera. Lei è rapidissima, si copre e si chiude in un angolino dell'aula, non facendosi fotografare. Io, potete immaginare in quel momento la cosa balenava in testa a me, perché io stavo buttando un mese di lavoro. Però in quei momenti bisogna essere lucidi e capire come risolvere la questione, come arrivare a quello che devi fare. Monto il mio 200 sulla macchina fotografica, mi monto il flash, me lo infilo sotto al giubbino di pelle che avevo e chiudo il giubbino di pelle. Prendo la borsa, la do a Ciccio, nel frattempo continuava questa caciara, e io, il mio pensiero qual è? Il presidente fra 30 secondi sospende l'udienza e caccia tutti. Chiudo il giubbino e mi vado a appoggiare sulla balaustra di legno a fianco alla mamma di Immacolata. Dopo 2 secondi il presidente prende il martelletto e sospende l'udienza. Lo stesso carabiniere che aveva avversato i fotografi li comincia a buttare fuori tutti. Io fermo là, aspetto, escono tutti. Tutto questo che vi sto raccontando in realtà è durato sì e no 15 secondi. Escono tutti, sempre il maresciallo, Immacolata finalmente si esce dall'angolino e si viene a posizionare fra me e la mamma. Io zitto, sempre lì chiuso, maresciallo, sempre lui, viene da Immacolata e fa: il signor Cutolo avrebbe piacere di salutarla. Per cui, e le apre la gabbietta. Immacolata entra, si avvicina alla gabbia di ferro di Raffaele e io comincio ad aprire il giubbino, sfodero la macchina fotografica, appena si avvicinano guancia a guancia comincio a scattare. Faccio
10-15 scatti, aspetto che loro mi guardino tutti e due, prendo, esco, apro la porta e me ne vado. C'è Ciccio che mi aspettava fuori con la mia borsa, Gianni hai fatto? Sì, sì, ce la possiamo andare. Fine della storia. Fu pubblicata sul Mattino prima pagina con l'obbligo di firma, fu strapagata quel giorno, uscì in esclusiva sul Corriere della Sera, uscì in esclusiva su Oggi e fece il giro di mezzo mondo e io me ne partì. Sono tornato un mese e mezzo dopo. Vorrei arrivare diciamo un po' a quella lì che invece è stata un'esperienza da negativa, di quella là che poi ha significato la fine della tua esperienza di fotogiornalista. Genova 2001. Sì. Che cosa è accaduto? No, è perché in realtà qua cambia tutto. Non a caso prima ho detto che cambia tutto nel 94. Cambia la politica. Allora, in realtà arrivo alla domanda tua. Il G8 di Genova... è come se fosse l'ultima goccia che fa sfondare il vaso. I giornali stavano cambiando, il mio modo di fotografare cominciava a non andare più bene. Io arrivo al G8 e questo è ancora Napoli. In realtà al G8 seguo tutta la manifestazione, quello che succede. Il primo giorno, il secondo giorno di manifestazione, che è quella poi dove morirà Carlo Giuliani, io ero a seguire il corteo delle tute bianche, che era quello dove stava Carlo Giuliani. Mentre invece i Black Bloc stavano da un'altra parte e cominciavano a lavorare e a fare il loro sporco lavoro da altre parti. Il corteo del Pacifico delle tute bianche andava avanti molto, 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 molto lentamente. Per cui io invece in lontananza cominciavo a vedere queste colonne di fumo che si alzavano per tutta Genova. Per cui piano piano mi sono allontanato dal corteo delle tute bianche e seguendo una macchina bruciata, un bancomat sfondato, raggiungo i Black Bloc. Mi accodo a loro e comincio a seguire tutte le loro malefatte. A un certo punto arrivano a Marassi, dove oltre che allo stadio c'è anche il carcere di Genova, chiudono completamente la piazza e assaltano il carcere lanciando delle molotov all'interno di una finestra sfondata. E io continuo a fare a seguire tutte queste faccende, questo assalto al carcere. Da lì c'è una lunga scalinata che porta a Piazzale Marin e tutti questi manifestanti, erano tanti, salgono tutti quanti lungo questa scala, una scala come se fosse il petraio, né più né meno. Io li vedo entrare in questo budello di scale e dico, ma sono pazzi, io non ci metto là dentro, non ci vuole niente a chiudere sopra e sotto e sei finito. Per cui faccio il giro intorno e arrivo a Piazzale Marin. Loro erano arrivati anche loro, tutto il gruppo del Black Rock. A Piazzale Marin in realtà c'era un presidio, sempre della rete Lilliput, che è una rete cattolica, dove su un palco improvvisato stavano suonando la chitarra, cantando. Arrivano i Black Bloc, si fermano pure loro, trovano una fontana, si dissetano, tempo 5 minuti, i Black Bloc vanno via, arrivano i carabinieri e caricano tutti quanti. La rete Lilliput però. In realtà io, senza conoscere Genova, senza conoscere le strade, in un grande casino, i Black Bloc li ho trovati subito. Comunque, nel frattempo succede Carlo Giuliani viene ucciso, c'è il giorno dopo l'altra manifestazione con tutti i disordini, gli scontri fortissimi, terribili, 10 ore di lacrimogeni, di gas urticanti. Finalmente finisce quella serata, quella giornata, e con due colleghi ci stavamo finalmente mangiando una cosa e bevendo un bicchiere di vino, quando ci arriva una telefonata e dalla scuola di Arts e ci avvisano che stanno per essere aggrediti, chiusi là dentro, per cui molliamo la nostra cena e corriamo là fuori. E insieme a questi due colleghi siamo stati fra i primi a entrare dentro alla scuola di Arts. Appena sono usciti i poliziotti, siamo entrati noi. E 20 anni di fotoreportage, io sono legato
a due eventi, e sono due eventi stranamente non visivi ma olfattivi. Uno è appunto la mia entrata alla scuola Diaz, dove c'era un odore di sangue e violenza, ma proprio violenza. Qualcosa di veramente indescrivibile con l'immagine, è un qualcosa che ti rimane dentro e che immediatamente ti riporta ad anni addietro, a storie di dittature militari, di eccidi, di massacri. Questo era successo nel 2001 a Genova, in Italia. Per mezz'ora, un quarto d'ora, l'Italia è stata fuori dal contesto democratico. Tutto quello per cui io, nel mio piccolo, avevo lavorato, avevo creduto, e prima di me aveva creduto mio padre, prima di mio padre mio nonno e tante generazioni di persone che ci hanno portato fino a lì, era stato calpestato, distrutto, quel quarto d'ora. E nessuno più l'ha ricucita questa cosa. È un quarto d'ora che è rimasto così, impunito. Qualcuno ha fatto quello che voleva lui, là dentro, e nessuno ha pagato. E sono cose che non le dimentichi facilmente. Anzi, io non le ho dimenticate. In qualche maniera mi segnano. È l'ultima goccia rispetto a un panorama editoriale che era in profondo mutamento. Ma le cose non succedono mai per caso. Faccio proprio un salto pindarico, così stemperiamo anche la faccetta. L'anno scorso vengo contattato da una tesista di Solorzano in comunicazione, una tesista in comunicazione, la quale sta facendo una tesi su Letizia Battaglia, grandissima fotografa che ha raccontato la mafia a Palermo. Lei fa la tesi, va a intervistare Letizia Battaglia. A un certo punto, parlando col suo professore, che è Isaia Sales, decidono di allargare la tesi anche a un aspetto più locale, più sulla camorra. Per cui la tesista chiede a Letizia Battaglia con chi si poteva confrontare a Napoli, e non stranamente Letizia Battaglia, per il nome mio. Sempre perché le cose succedono a caso, pochi giorni dopo io sono a Venezia, dove sto lavorando ad New Pope, giravamo di notte, per cui la mattina ero libero, e c'era una mostra di Letizia Battaglia alla Fondazione Treoci, bellissimo posto, bellissime mostre, alla Giudecca. Dico, vado là, vedo la mostra. Mi vedo la mostra, e l'allestimento prevedeva anche delle frasi Letizia Battaglia scritte sui muri fra una fotografia e l'altra. A un certo punto mi fermo su una scritta che ho fotografato col mio cellulare, che però nel frattempo ho perso e quindi non ho più la foto. Più o meno la frase di Letizia Battaglia era: quando la realtà diventa finzione, preferisco fotografare il cinema. E a questo punto ho detto, vabbè, da qualche parte l'ha scritto. Ora, diciamo, che mi ci fai pensare, ci sono delle affinità, diciamo, tra te e Letizia, anche se lei, diciamo, era molto dentro la scena, però le sue immagini sono straordinariamente cinematografiche, diciamo, anche se di un cinema triste e tragica cronaca. Voglio chiederti, diciamo, una spiegazione di alcune affermazioni che ho letto in alcune tue interviste. L'uomo è sempre al centro dei miei racconti. Il soggetto in primo piano diventa come una porta attraverso cui osservare il mondo. Diamo quindi anche qualche indicazione sul tuo modo di fotografare, oltre delle cose che hai già detto. Vabbè, ma in qualche maniera è quello che in qualche maniera abbiamo già detto.
In realtà, da un certo punto in poi, io fotografo utilizzando moltissimo, in quegli anni, soprattutto intorno al 90, quando poi ho iniziato il mio breve periodo con l'unico breve periodo non da freelance, quando ho lavorato fisso per Repubblica. E in realtà in quegli anni utilizzavo molto, ma molto il 24. Che diciamo non era ancora così utilizzato. Molti fotoreporter, soprattutto a Napoli, si fermavano al 28, al 35. E il 24 mi permetteva di avvicinarmi a un soggetto, in realtà metterlo in primo piano e usare lo sfondo per ambientare quel soggetto. Come c'era un soggetto e c'era un racconto. Questa è una foto durante le manifestazioni contro l'acqua sporca, l'acqua nera che usciva dai rubinetti nel 90, inizio del 90. E appunto, in questo caso, fatto col 24, io uso il soggetto, che è un ragazzo con questa bottiglia, e dietro c'è la manifestazione. I suoi occhi sono la porta d'ingresso al delirio, quella disperazione che stava nell'area est di Napoli. E in questo senso io utilizzo la persona come porta d'ingresso al racconto, e mi riferisco alla frase che hai citato. Poi, sempre relativamente a questo periodo del fotogiornalista, abbiamo due libri, abbiamo Bagnoli e Come eravamo. Vabbè, come eravamo in realtà è proprio è il racconto dei miei 20 anni di fotogiornalismo a Napoli. Ed è una raccolta di immagini che partendo dal giorno del terremoto, dal 23 novembre del terremoto, ci porta fino al 2001. Mentre invece Bagnoli è già, poiché era in maturazione l'abbandono del reportage, stavo già cominciando a maturare un percorso differente con dei lavori più lenti, più ponderati su un caso particolare. In questo caso, su Bagnoli, possiamo andare sulla cartella 2. Appunto, io racconto la dismissione dell'area Italsider. Sì, in realtà io parto proprio dall'uso della dinamite per buttare giù i manufatti, e quindi poi e dagli operai, dai 600 operai che erano rimasti, che lavorano alla dismissione, alla distruzione della propria fabbrica, e contemporaneamente in una seconda parte del libro come il quartiere, come gli abitanti di Bagnoli cominciavano a immaginarsi il futuro senza la fabbrica. Infatti tutta la seconda parte del libro, la prima parte è tutta il racconto della dismissione, degli esplosivi, degli operai che lavorano sul posto. E quindi, mentre la seconda parte del volume è appunto dedicato a come gli abitanti di Bagnoli, del quartiere Bagnoli, immaginano il loro futuro nello stesso quartiere. Quindi c'è già un racconto più lungo, ho lavorato per 4 anni, dal 97 al 2001 a questo libro, spesso introducendomi nell'area di Bagnoli da clandestino, non potevo entrare, però con l'amicizia di alcuni operai che entravo nel loro furgoncino, mi nascondevo, poi una volta dentro cominciavo a girare per la fabbrica liberamente. Questo è un carnevale con Felice Pignataro, questo era il festival fatto sull'Arenile, pizza e musica, e appunto era una serie di eventi che stavano cominciando a declinare un futuro differente per l'area. Questa è l'ultima foto del libro in cui, se fermi un attimo a quella prima, questa è il circolo Ilva di Bagnoli, quindi il circolo degli ex operai,
il bagnino in maglietta rossa è un figlio dell'operaio di Tarsider che ha finito a fare il bagnino, è proprio il massimo della proiezione nel futuro. Allora, Genova 2001, quindi decidi che il fotogiornalismo non ti dà più quegli spazi, non ti dà più quella possibilità di esprimerti che era stata la ragione prima per cui tu avevi deciso di intraprendere questa attività. E ti si apre un'altra possibilità che tu già avevi comunque, diciamo, fatto esperienze. Vabbè, poi dopo ci spieghi meglio. Però comincia questa avventura come fotografo di scena. Iniziata, in realtà, perché gli ultimi 2 anni li avevo trascorsi fra fotogiornalismo e fotografo di scena. Avevo già nel 99 faccio il mio primo film che Appassionata di Tonino De Bernardi, poi l'anno dopo fotografo l'esordio di Paolo Sorrentino con L'Uomo in Più, e in realtà finito il G8 di Genova, quindi siamo al 23 di luglio, io una settimana dopo parto per l'Albania per seguire un film che si girava là, di un regista albanese. Sì, l'approfitto per fare un altro libro in realtà, che chiamerò Comparsi, dove... Sì. E in realtà è un gioco, nel senso che chiedevo ad alcune comparse che mi piacevano di più come faccia, come visi, di posare e di fare un ritratto, e gli facevo un ritratto ambientato. Alla fine sono 40 ritratti. Ed era un modo di raccontare l'Albania, giocando sul fatto che loro erano comparse e quindi in qualche maniera si sentivano fotografati in quanto stavano interpretando una persona, quindi non erano reali secondo loro. Però poi li mettevano nel contesto reale, che era del paesaggio albanese, che non era assolutamente faceva parte del film. E quindi anche in questo caso loro erano la porta d'ingresso per raccontare qualcos'altro. E poi lo chiamo Comparsi, giocando sul loro ruolo di comparse, ma erano anche comparse, perché in realtà questi albanesi non, fino a quel momento non li conosceva nessuno, insomma, erano un popolo che fino a quando poi non sono entrati in massa e si sono autodeterminati alla nostra presenza, alla nostra conoscenza, in realtà non ne sapevamo niente. Diciamo io fra il 99 e il 2001... ho questa doppia versione. Da subito al G8 parto per l'Albania e in realtà poi non torno più indietro, insomma, finisco per fare il fotografo di scena a tempo pieno. Sì. Inizia un'altra storia, inizia un altro percorso professionale. Fermo restando che io sono sempre un fotografo, in realtà sono fotografo prima e sono fotografo dopo. Non cambia la mia maniera di fotografare. Io sono e resto molto fotoreporter e la mia maniera di stare sul set è quella di un fotoreporter. Io cerco di raccontare quello che avviene davanti ai miei occhi sul set, che è un luogo dove comunque hai la possibilità di raccontare varie cose contemporaneamente. Devi raccontare il racconto della sceneggiatura, il racconto che anche il regista sta raccontando con le sue immagini e con le sue riprese. Devi raccontare il lavoro che si svolge tutto intorno a te, delle maestranze, degli attori, del regista, di tutte quelle che sono tante persone. In più, per quanto mi riguarda, mi sono sempre prefissato un terzo obiettivo, che è quello di raccontare i luoghi. Una mia ricerca ormai decennale, che è quella di raccontare i luoghi italiani e non contaminati dalla macchina cinema, e quindi come il cinema utilizza i luoghi a suo modo e a suo uso. Ma certo, le regole sono la prima cosa che devi fare, imparare immediatamente a non metterti davanti alla macchina da presa. È fondamentale. Poi non si può scattare durante le riprese. Certo, perché in realtà il cinema viene fatto con la presa diretta, e quindi poiché la macchina fotografica fa rumore,
non puoi scattare durante le riprese, ma devi riuscire a rubare o durante le prove o appena prima delle riprese, subito dopo le riprese. Insomma, devi inventarti la qualsiasi per poter fare le foto. Un esempio su tutti, c'è un'immagine di una foto, una mia foto della Grande Bellezza, dove c'è l'udienza della, per chi ha visto il film, della suora santa, che a un certo punto riceve l'omaggio di tutti i cardinali. C'era i cardinali che andavano lì a baciare il piede della santa. In scena c'era una fotografa che faceva finta di fotografare. Io vado dalla fotografa comparsa e gli dico che avevo visto quanto scattava, però scattava sempre fuori tempo, perché non era fotografo. Allora gli dico: guarda, la prossima volta, quando arriva il cardinale Hutzinger, il relatore Hutzinger, quando vedi che sta arrivando là, scatta, fai scattare il flash in quel momento. Ho aspettato che lei faceva il flash e ho scattato anch'io. Quindi hai potuto sfruttare. Ho sfruttato la comparsa per scattare io. Per cui uno poi si deve inventare la qualsiasi. Ecco, questa è una di quelle foto che io intendo il racconto del luogo raccontato attraverso come il cinema lo usa, no? Questo siamo nella costiera di Vietri e questo è un carrello, sì, è un dolly, sì, un dolly. Qualche aneddoto? Ma ecco, fermiamoci qua, questa è proprio... Questa è proprio il manifesto di che cos'è la fotografia di scena. Raccontiamo pure un anetto a questo punto. Va bene, siamo sul divo, quello è Tony Servillo che interpreta Andreotti e c'era, immaginate che sia una stanza più o meno la metà di questa qua, dove c'è occupata in gran parte da questo letto, con questo ritratto di Carlo Marx in testa di Andreotti. Tutto intorno ci sono attrezzisti, macchinisti, elettricisti, macchine da presa, carrelli che si girano, gente che va avanti e dietro. Tony si era già posizionato là dentro, non si muoveva, stava tranquillo, aspettava il suo turno di recitare. Al che io dico: vabbè, ma mo approfitto di questo momento, sta fermo cionco là. Allora vado da Tony, dico: Tony, mettiti un attimo in posa, che così ti facciamo una bella foto. E così gli faccio, scatto questa foto. Non moltissimo, ho fatto tre scatti. Tony continuava a stare lì, a un certo punto anche lui fa una cosa che normalmente non fa. Gianni, vabbè, fammela vedere. Ok, io vado di vicino con la macchina digitale, lo schermo, che era una macchina, era ancora digitale con gli schermi piccolini, insomma, e gli faccio vedere questa immagine. Lui la vede, ma è bellissima, Paolo, Paolo! Comincia a urlare come un ossesso, io volevo scomparire. Paolo arriva, dice: ma guarda, ma è bellissima questa foto, ma noi ce l'abbiamo così pure noi, guarda, ce l'abbiamo così pure noi, la fai così, e Paolo niente, non risponde. Cioè, tu si scoccia anche Paolo, e dice: Paolo, Tony, il cinema è orizzontale, questa foto è verticale. In realtà io ho fatto una sintesi questa foto, ed è il mio ruolo da fotografo di scena è quello di sintetizzare una scena, una storia in un unico scatto. In realtà la scena girata da Paolo parte dai piedi di Tony sotto le coperte, sale, arriva a un libro giallo che lui sta leggendo, scopre gli occhi, continua a salire e scopre Carlo Marx. Tutto dura 27 secondi. Questo è un attimo. E il mio ruolo è questo: sintetizzare in un unico scatto un rapporto. Questo è il ruolo del fotografo di scena. Riuscire con un unico scatto a raccontare una storia che al cinema è raccontata da un movimento di macchine, dalla voce, da una zoomata, dalla musica, tutto in contemporaneamente. Magari parte da un cavallo messo sopra a una collina, arriva in fondo, scopre una,
una signora e finisce sulle lacrime di un'altra signora. Io devo raccontare un'unica immagine. Quindi per me la cosa fondamentale è la sintesi. Ovviamente aver fatto il fotoreport per 20 anni per me è stata una palestra inarrivabile, perché il fotoreporter quello deve fare, cioè sintetizzare sempre in un'unica immagine, in un piccolo servizio, una storia. Quindi la capacità di immediatamente trovare la chiave per raccontare una storia, una scena, una sensazione, uno stato d'animo, è quello il ruolo del fotografo di scena. Credo che hai realizzato 5-6 copertine del venerdì, da tantissime copertine di settimanali e cose varie. Vabbè, poi mi aggiorni sul numero preciso, però quello che mi interessava è qual è la destinazione delle foto di scena e quali accortezze deve avere il fotografo di scena, già immaginando appunto che ci deve essere una pubblicazione su un giornale. L'utilizzo è quello della promozione, ovviamente, quindi tutto quello che ha a che fare con la promozione del film è fatto dalle fotografie di scena. Le fotografie di scena realizzate dal fotografo sono poi utilizzate per tutte quelle che sono gli articoli, le promozioni sui giornali, sulle ormai sempre più utilizzate gallerie web, sul web appunto. Manifesti, locandine, libri, tutto quello che ha a che fare con il racconto del film e la promozione del film viene fatto attraverso le fotografie di scena. Io il mio primo film, Appassionate, in realtà io non avevo mai fatto fotografia di scena cinematografica, anche se avevo fatto all'inizio del mio lavoro. C'era nella prima cartella a fianco alle manifestazioni, ma ho avuto la fortuna di partecipare a un momento di teatro, di sviluppo del teatro a Napoli, formidabile, che anche quella è stata una palestra per imparare a fotografare lo spettacolo. Parliamo dell'estate a Napoli, ma parliamo anche dei movimenti teatrali e musicali degli anni Ottanta che in qualche maniera ho seguito, ed è stato un qualcosa in cui si è messo insieme Tango Glaciale, di Falso Movimento e subito dopo Otello. Sono degli spettacoli in cui si univa per la prima volta insieme danza, musica, cinema, testo, era l'utilizzo di vari linguaggi, tutti in un unico spettacolo. E per cui, insomma, aver partecipato, comunque in quegli anni ho seguito tantissimi concerti. La cosa divertente del fotoreport è che tu la mattina uscivi, andavi a fotografare Raffaele Cutolo, pomeriggio andavi alla conferenza stampa della Regione, la sera della città 360 gradi. Andavi alla festa della principessa Pignatelli e poi la sera tardi andavi al teatro, al concerto. Facevi 24 ore in cui spaziavi la città, la vivevi verticalmente e ti nasce anche lì la capacità di poter interloquire e di riuscire in qualche maniera a stare con tutti questi vari linguaggi e varie esperienze. Tornando al cinema, il mio primo film, cioè Torino De Bernardi, arriva Torino De Bernardi che deve girare questo film a Napoli. Io avevo in testa di provare a fare il fotografo di scena già da un po' di tempo e riesco ad avere un appuntamento con questo regista e in realtà che cosa gli porto? Non avevo fotografie di cinema. Sapevo che film doveva fare. Lui era uno che veniva dal documentario, un grandissimo documentarista tra l'altro, e gli porto una serie di foto di donne napoletane. Lui vede le foto, sono bellissime, Gianni, ma sono bellissime, e alla fine dice no, ti voglio come fotografo di scena, e faccio il fotografo di scena di questo film. Il film andò a Venezia, andò così come
può capitare, era molto bello tra l'altro, però era molto particolare, Antonio De Bernardi, insomma, appunto, un uomo di cultura, studioso, però insomma, sicuramente non facevano del cinema commerciale, però vanno benissimo le mie foto, nel senso che tutti gli articoli su Venezia uscivano le mie foto, a prescindere se il film di Tonino ci stava o non ci stava, se veniva, usciva la foto del film di Tonino. Che cosa vuol dire? Che il mio lavoro funzionava. Ma perché funzionava? Perché io sapevo quali erano gli strumenti dei giornali. Conosco i giornali, so che cosa hanno bisogno e le mie immagini in qualche maniera rispondevano a quelle esigenze. Ovviamente questa mia capacità andava benissimo agli uffici stampa, furono apprezzate moltissimo dalla produzione dell'ufficio stampa, tant'è che quella produzione che aveva fatto il film di Tonino De Bernardi nei 5 anni successivi mi ha sempre chiamato per ogni film che facevo. E quindi in realtà attraverso questa porta sono riuscito a entrare nel cinema. Andiamo a raccontare questa foto che è un grandissimo... E questa è un'altra idea, se vogliamo, banale, ma Tony per fare Andreotti ogni mattina per 2 mesi doveva subire una trasformazione che durava 2 ore, proprio 2 ore di orologio. Per cui a un certo punto una mattina disse, vabbè, anzi era un pomeriggio che giravamo di sì, si vede Tony, oggi vengo a farti compagnia, mentre ti truccano io ti faccio uno scatto per ogni vario step di trasformazione. E quindi erano in realtà 10 step in cui prima gli veniva messo un orecchio destro, poi l'orecchio sinistro, poi gli veniva indicata la faccia, poi varia, finché alla fine si trasformava in Andreotti. E attraverso poi l'unione di queste immagini racconti la trasformazione di Servillo in Andreotti. C'è il pensiero dietro, e ci deve essere sempre un pensiero. L'idea di raccontare anche una trasformazione, l'idea è quella, se non c'è un'idea di fare qualcosa, non ma di pentimenti, qualche esperienza negativa, qualche contrasto con il successo? No, pentimenti no, perché? Altri registi come questa è benvenuta al sud. Questo per raccontare poi come in realtà uno vede le fotografie e dice, ma che c'è? No, un attimo. Allora, quasi questo film, che ovviamente il protagonista è Claudio Bisio e Siani, però in realtà è un film molto corale, perché senza gli altri attori, che sono dei grandissimi attori, tra l'altro, questo film non avrebbe avuto il successo che ha avuto. Questo era l'unico momento, forse, dove stavano tutti quanti insieme. Ed è alla fine di una giornata in cui devono fare tutto una pantomima con 100 comparsi, tutta una storia lunghissima. Però per me questo momento, avevo deciso già da tempo che questo momento era essenziale riuscire a fotografarlo, perché poteva raccontare bene il film. Finalmente finisce la scena che stanno girando, io come al solito grido come un pazzo, fermi tutti, corro al cartello dove c'è scritto Castellabate, che in realtà era girato al contrario, lo metto a favore mio, fermo questi qua, blocco tutti i truccatori, i costumisti, cose che appena si fa lo stop accorrono a prendersi gli attori, a fargli qualcosa, li fermo così e riesco a fare 3 scatti, 1, 2, 3, ma proprio 3, 15 secondi. Alla fine questa foto è quella che è stata usata più di tutte di tutto il film. Anche questo per raccontare come bisogna, quando uno fa una foto, deve deciderlo prima che cosa vuoi riuscire a mettere dentro a quella. Di casi così, ve ne potrei raccontare tantissimi, anche qua, questo è divertente. Però il problema qual è? Che c'era Alessandro Siani, che è un gran burlone. Io che in genere faccio, difficilissimo che fermo la scena. Appunto, prima ho approfittato che la scena fosse finita. E anche lì cerco di non bloccare il lavoro degli altri, per cui cerco di rubare o prima o dopo. In questo caso del divano, in realtà non si poteva fare né prima o dopo, si doveva fare forse in quel momento. Per cui
chiedo un attimo, dico fermi tutti, devo fare la foto. Per cui si fermano tutti, perché non lo faccio mai, mi accontento immediatamente. Faccio i tre scatti, per fortuna lo guardo subito, e Alessandro che aveva fatto, aveva chiuso gli occhi, ma non per sbaglio, apposta. Arriva Alessandro, e dai, ma che fai? Allora, rifacciamo la foto, richiude un'altra volta. Basta, mette il cuore di pace e facciamo la foto. Ma guarda, per me sono tutti interessanti, perché ci sta sempre qualcosa da imparare. E soprattutto poi il cinema, per uno che ha fatto il fotoreporter, il fotografo è un ruolo, è un lavoro che si fa in solitario. Il fotografo è un uomo solo. Invece il cinema è un lavoro. Il cinema è un lavoro collettivo. Sempre collettivo. E anche se il fotografo di scena in realtà è l'unico ruolo individuale dentro al cinema, perché in realtà non ha nessun superiore, però in qualche maniera devi in qualche maniera sei dentro una storia che è collaborativa di 70, 80, 150 persone, 200 persone. Ah, questo è divertente, questa è la scena, subito dopo è il back della scena. C'avevamo degli ospiti che si godevano in prima fila, abbonati Rai, e dicevo, però non se ne portava niente, non per il teatro della città, abituato. Se c'erano state altre esperienze, praticamente sempre. Sì, sì, no, ma appunto, la cosa piacevole per me è veramente che in qualche maniera, da individuo solo, in qualche maniera devo trovare la maniera di confrontarmi con altre persone che stanno sul cinema, e comunque finisci per partecipare a un'opera collettiva, mantenendo quella piccola possibilità di essere comunque autonomo. C'era qualcosa che ci ha portato, che hai detto, una produzione proprio di settimana. Se ci guardiamo tutta questa sequenza di film, che arriveremo piano piano alla conclusione di questa storia. Questa è Sean Penn, This Must Be the Place. Questa è La criptonite nella borsa. Qua con Iva Controne, per esempio, decidemmo di inventarci una serie di, quasi come se fossero delle cartoline. E quindi io, quando avevo vedevo una cosa interessante, fotografavo i personaggi cercando di raccontare il loro. E in realtà costruimmo una ventina di cartoline che poi sono state utilizzate nella promozione del film. A un certo punto uscivano ogni 3-4 giorni, uscivano queste cartoline caratterizzanti il personaggio, che hanno portato poi all'uscita del film. Qual è una cosa fondamentale nel fotografo di scena? Quello di avere comunque un rapporto con gli attori, di entrare in qualche maniera in una sinergia con gli attori, e riuscire a far capire loro, ovviamente con Tony non ce n'è bisogno, ma altre volte sì, che stai lavorando per loro. Che a te servono che quando tu fotografi loro, devi fotografare il personaggio, non l'attore. Qui che cosa succede? La scena è quella famosa, Don Tony che sta sul divanetto, e c'è la striptease che fa il suo spettacolino di lato. Io però appunto non potevo scattare perché c'è la presa diretta, quindi in realtà in questo momento la macchina è posta qui, e in realtà non riprendeva Tony, ma riprendeva la striptease che faceva il suo spettacolo, e Tony era totalmente fuori campo. Io però sono andato da Tony e gli ho chiesto: Tony, falla lo stesso la scena, perché poiché i microfoni e la presa diretta è in fondo alla sala, io nel frattempo scatto. E quindi Tony si è fatto tutta la scena, e io ho avuto la possibilità di scattare. Però questo lo fai quando decidi che quella foto è fondamentale, cioè capisci che quella foto la devi fare, deve capire, cioè, e quindi dice, no, allora qua mi posso giocare la carta di dire a Tony: Tony, fumati questa sigaretta. Anche questo è un
questa è una scena di qui, la scena della festa, in realtà la festa dell'arte, c'erano sul campo a riprendere quattro macchine da presa in contemporanea, il che vuol dire che non ti puoi mettere da nessuna parte, sei sempre inquadrato, ti devi inventare qualcosa. Alla fine mi sono infilato sotto le gambe di una signora, perché in quell'angolo lì non mi vedeva. Perché gli ho stretto un polpaccio, non si preoccupi, sono il fotografo di scena. Va bene, faccia pure. E ho un lato. Quello significa capire tutto quello che accade sul set. Ma in realtà capire cosa puoi fare. Allora, cosa sul set la prima grossa capacità è quella di avere la soglia d'attenzione fortissima. Uno, perché devi sempre stare attento a quello che avviene, perché può avvenire quello che ti interessa in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo del set, perché non è detto che se la scena è qua può essere che sta succedendo qualcosa di molto interessante laggiù, che invece è un puliscena, un backstage. Quindi in realtà c'è tutta una situazione che si muove, c'è una storia che sta avvenendo dappertutto, e tu devi avere la capacità di in qualche maniera di stare dentro al set, ma di stare anche 2 metri fuori per poterlo guardare contemporaneamente, quello che avviene sulla scena, ma quello che avviene tutto intorno. Quindi una capacità di attenzione molto, molto forte, che in realtà anche quella me la porto da quando facevo il fotoreporto. Tu sei docente all'Accademia delle Belle Arti, insegni fotografia di scena, giustamente. Quale consiglio daresti a un giovane fotografo, un autore, o occuparti di fotografia, in particolare della fotografia di scena oppure del fotografo? Prima di tutto, la cosa importante è che devi capire che devi fare il fotografo, perché o sei fotografo o sei fotografo di scena, la prima cosa è sei fotografo, non è che sei solo quello o solo quell'altro, sei fotografo. Quindi pensa sempre che una tua fotografia deve parlare, deve dire qualcosa, deve raccontare anche uno stato d'animo, però appunto devi fare una fotografia, devi essere capace di colpire l'attenzione degli altri. Poi può essere una fotografia applicata al fotogiornalismo, o può essere una fotografia applicata alla foto di cinema, o alla foto di teatro, o a qualcos'altro. Ma se non sei fotografo, non puoi fare nell'uno o nell'altro. È la base. Potevo raccontare con la penna, potevo fare il narratore, il novellista, scrivere le cartoline, le poesie. Purtroppo per voi ho fatto il fotografo. Comunque dico una cosa su questo incontro, cioè il piccolo tentativo che ho cercato di fare è per capire il lungo percorso di un autore e non fermarsi agli highlight, quindi vi consiglio di fare questo sia per gli autori storici, quindi vedere come hanno iniziato, e anche con gli autori contemporanei, che per riuscire a raggiungere dei risultati professionali, dei risultati di immagine, c'è un percorso lungo, e quindi non solo attraverso un percorso lungo, attraverso una formazione, un'attenzione, si riesce ad arrivare, diciamo, a risultati importanti. E penso che questa sera Gianni, come anche tutti quanti gli altri, ci hanno dimostrato che c'è, mi pare, 39 anni di percorso. Quindi in ogni immagine c'è la sintesi di quello che racconto, ma c'è anche tutta la sintesi delle esperienze che l'autore ha vissuto. Grazie a voi.